Vivo a Caselle in Pittari. Sono la designer tessile di Greenid Intrecci. La materia tessile è un intreccio di colori e forme. Svariate, infinite combinazioni di fili e colori danno risultati estremamente differenti. Amo i tessuti e i fiori, amo leggere e dipingere, soprattutto amo i gatti neri. Amo circondarmi di bellezza e se in sottofondo c'è della buona musica, allora ancora meglio. Ho l'ambizione di creare armonia a livello cognitivo ed emozionale. Per me e per le persone che fanno un pezzo di strada con me. Credo nella forza della vita e nelle metamorfosi. Vorrei sopra ogni cosa che il mio laboratorio sia il punto di riferimento valoriale per mia figlia. Vorrei che attraverso il mio lavoro la piccola donna che mi cresce a fianco assorba il valore di una femminilità essenziale, vera e centrata. Una femminilità non urlante, ma creativa e determinata. Credo che la tessitura a mano possa passarle tutte queste caratteristiche. Qui con noi oggi Stella Salomone, che ringrazio per aver dato spontanea adesione all'iniziativa di questa intervista. Buongiorno Stella. Che Buongiorno Francesco. bello quel background che hai nel tuo schermo. Sono gli strumenti del mestiere, credo, vero? Sì, sono dei piccoli strumenti perché sono dei telai manuali da campionatura, quindi sono piccoli rispetto ai telai veri, quelli più grandi, ma sono fonte di grandissima ispirazione e fonte anche di grandissima tecnica, perché con questi si può imparare e quindi si può prendere il volo per i telai più grandi. E Ma tu io insegni sono anche. ancora in questa fase, sto imparando su questi per prendere il volo su quelli più grandi. Che bello, quindi lavori moltissimo sui dettagli. Sì, beh, la tessitura è tutto un processo di intreccio e di dettaglio, perché un filo può fare tantissimi movimenti e quindi quei tantissimi movimenti li devi saper combinare l'uno con l'altro per far uscire insomma quello che hai in testa, il tuo disegno, o semplicemente riprodurre dei disegni che già hanno inventato altri prima di te. E quindi con questi telai, che sono dei telai a licci manuali, e i licci praticamente sono dei supporti che fanno alzare o abbassare i fili in modo sistematico per farti uscire l'intreccio giusto. E questi io uso soltanto telai manuali. Quindi diciamo che tutti i fili che vengono intrecciati vengono alzati o abbassati manualmente. E quindi diciamo che il tessuto che esce è davvero, davvero intrecciato da te. Questa è un'arte meravigliosa. Mi chiedo come il fare attenzione continua ai dettagli abbia influenzato il tuo quotidiano, la tua vita. Devo dire che io sono sempre stata attenta ai dettagli quotidiani, già dalla mia vita di bambina. Io sono stata sempre una molto attenta, una persona molto attenta. Poi magari le cose mi sfuggivano, non ci davo l'attenzione giusta, ero immatura, ero una bambina, ero una ragazza, ero. Oggi però i dettagli hanno acquisito proprio un valore differente, perché dai dettagli posso trarre ispirazione per il mio lavoro, ma soprattutto anche per la mia vita. E quindi un dettaglio non è solo un dettaglio, ma può essere una scintilla per fare il passo successivo. E quindi i dettagli sono molto, molto importanti. Quali sono i dettagli che ti hanno condotto
sin qui a scegliere questo tipo di mestiere così in antitesi con i tempi che viviamo, no? Per certi aspetti, è così antico, ma nello stesso tempo oggi così diverso dalla consuetudine. Ci sono almeno tre dettagli che ci vuoi condividere che hanno fatto di te oggi quello che fai? Allora, diciamo che io sono arrivata alla tessitura per delle, chiamiamole coincidenze, che non sono coincidenze ovviamente, ma io le ho prese come coincidenze quando sono arrivate nella mia vita. Io ho sempre amato disegnare e disegnavo perché mio padre disegnava prima di me e perché mia sorella maggiore disegnava un po' prima di me, dopo di mio padre un po' prima di me. Quindi diciamo che io ho sempre disegnato per imitazione, per emulazione. Emulavamo nostro padre che di notte, quando noi dormivamo, disegnava. E disegnava sempre lo stesso disegno. Faceva una baita in montagna con i pini e questa cascina. E ogni notte papà disegnava sempre quella cosa. Noi la mattina ci alzavamo e trovavamo quel disegno. Quindi mia sorella ha emulato mio padre, ha cominciato a disegnare emulandolo, e io, di conseguenza, ho imitato mia sorella. Quindi diciamo che il disegno mi ha portato, quando poi dopo il liceo dovevo scegliere cosa fare all'università, e sono arrivata al design. Pensavo di voler fare design. Ma in realtà, quando ho cominciato a fare design, ho pensato che c'era un altro corso di laurea che potevo fare, che era un corso di laurea sulla moda e intrecciavano fili. Io ho provato. E la prima lezione che ho fatto all'università ho avuto a che fare con una persona magnifica che si chiama Graziella Guidotti, che è una delle maggiori tessitrici, più importanti tessitrici italiane. Questa vecchiettina, che la chiamo vecchiettina forse facendo un errore, ma davvero era una vecchiettina, tutta raggrinzita, ci insegnò cos'era un filo. E quella spiegazione che lei diede, io lì non ci dovevo restare, assolutamente. Però quella prima lezione fu fatta da Graziella Guidotti, che ci spiegava con dovizia di particolare cos'era un filo. Io non mi ero mai chiesta cos'era un filo. Cioè, io mi vestivo, ma mica sapevo cosa avevo addosso. Chi si era mai chiesto cos'era un tessuto? Io non me l'ero mai chiesta. Però la bellezza in quel racconto di quella signora che ci raccontava cos'era un filo mi fece restare e mi sono data 6 mesi. Ho detto vabbè, io vedo 6 mesi se mi piace questa cosa, e mi è piaciuta. E quindi per coincidenza e per un piccolo dettaglio, per un filo, per il dettaglio di un filo raccontato da una signora anziana, è cominciato il mio percorso nella tessitura, per un dettaglio. Una vecchietta, un filo, destino. Sì. In fondo, intrecciando fili, hai mai la sensazione di intrecciare un destino? Il mio sì. E anche penso quello di mia figlia. Io non voglio che lei faccia quello che io faccio, nel senso che io non mi aspetto niente. Ho imparato a non aspettarmi niente. Credo che facendo un tipo di lavoro che abbia un contenuto, valoriale, che passi appunto dei contenuti, lei possa fare anche altro, ma possa avere un bel bagaglio, come posso averlo io, come posso strutturare il mio di bagaglio. Quindi in realtà è il nostro destino. E anche, se posso aggiungere, forgiando un destino diverso mio, posso essere d'esempio a qualche altra donna che mi ruota intorno. E quindi diciamo che posso forgiare il mio e forse forgiare anche qualche destino che mi ruota intorno. Senti, nell'intrecciare questi fili, tu hai mai la sensazione di essere comunque guidata nel creare qualcosa di speciale,
o segui uno schema preciso che deve risultare in quel modo? No. Non seguo mai uno schema. Allora, io ho imparato, durante il mio percorso, ho imparato a progettare. La mia forma mentis, il mio bagaglio familiare voleva che io progettassi sempre molto in modo preciso le mie cose. E per un pezzo della mia vita ho voluto progettare tutto, sempre. Però poi ho capito che progettare a volte ti porta su una strada che è molto pericolosa. La strada del percorrere sempre il binario, sempre il binario. Invece a volte la magia è aggirare il binario, fare quel piccolo, quella piccola digressione, e allora la piccola digressione può conservare qualcosa di speciale, perché ti può sorprendere e quindi ti può rivelare degli aspetti che tu non conoscevi di te stesso. E quindi le digressioni, anche nella tessitura, anche nella creazione, sono preziose secondo me. E quindi anche quando tesso, quando faccio qualcosa di... Sì, progetto, ma progetto con la licenza di poter fare una digressione. Sempre. Quindi questo possiamo... l'ho imparato. Prego, prego. Questo l'ho imparato con la strada, facendo strada. Possiamo dire in un certo senso che hai un'idea di quello che vuoi creare, ma che anche ti lasci condurre dagli intrecci che il filo stesso a volte ti induce a fare. È corretto? Sì, certo. Senti Stella, ma se tu dovessi dire tre aspetti o anche uno che a un certo punto del tuo percorso universitario ti hanno fatto scegliere questa esperienza che stavi facendo, non solo come percorso di studi, ma anche come percorso di vita. C'è stato qualcosa di determinante, che a un certo punto hai detto, ma questa è roba mia, questo è quello che io voglio fare. Sì, in quei 6 mesi che ti dicevo, io mi sono data esattamente 6 mesi, perché poi sono una che va, specialmente quando ero più ragazza, andavo in crisi facilmente, nel senso che dicevo, oddio, devo decidere cosa devo fare, perché proprio per il binario, no? Perché avevo bisogno di avere il binario. E in quei 6 mesi ho capito che mi piaceva quello che stavo facendo, che mi dava proprio piacere. E quando mi ritrovavo la sera, perché era un corso impegnativo, mi ritrovavo la sera dopo tutta la giornata di corsi, poi ancora a disegnare, ancora a intrecciare, però continuavo a piacermi. E non volevo fare altro, lì ho capito che dovevo restare, che era lì la mia strada. Ovviamente io non pensavo minimamente di farne un lavoro un lavoro tradizionale. Io a quel punto lì pensavo di andarlo a sfruttare nell'industria, perché era quello che stavamo facendo lì. Lì ci davano le basi, ci facevano conoscere Graziella Guidotti, però poi ci portavano a Prato nelle ditte. Quindi da un lato c'era Graziella Guidotti che tesseva come posso tessere io oggi, con il telaino piccolo. Però dall'altro lato poi ci facevano vedere l'industria. Quindi noi andavamo a Prato, facevamo comunque nel distretto tessile pratese, insomma, ce n'era di lavoro da fare lì all'epoca. Quindi diciamo che io a quel punto lì ho capito che mi poteva piacere, però pensavo che mi piacesse non Graziella Guidotti, ma il contrario. Volevo apprendere da lei, ma volevo fare il contrario. Però poi, insomma, tu mi dicevi tre linee. Anche uno, voglio dire, qualcosa che è stato veramente un punto di svolta, qualcosa che è stato determinante nel farti cambiare il paradigma, la visione che avevi all'epoca e l'ha fatta diventare quella che sei oggi. Ma è stato un processo lento e fisiologico, perché io ero già questo, solo che non lo sapevo. Cioè, ero già questo, ma me ne sono accorta quando poi... dopo laureata sono andata in quel mondo dell'industria che credevo mi piacesse,
E allora, appena laureata, sono andata in un ufficio stile esattamente dove avrei voluto andare quando mi sono iscritta in questo corso. E quindi mi sono ritrovata nell'ufficio stile di Roberto Cavalli a fare l'assistente di chi sceglieva le stoffe per la prima linea donna. E mi ci sono ritrovata in un momento in cui già avevo capito cosa volevo fare, quindi avevo capito che quello che volevo fare era la tessitura, però ad un livello diverso, nel senso che non volevo il tessuto industriale che passasse sotto le mie mani. E quindi lì ho capito che sì, era un posto fantastico dal punto di vista creativo, dal punto di vista, come dire, lì ti passavano stoffe di ogni tipo tra le mani, e tu eri al centro, cioè eri proprio nel posto giusto a livello della moda, no? Dove si produce la moda. E io facevo il brainstorming con loro quando sceglievano le stoffe, ero in un posto che era veramente buono da quel punto di vista, ma io non ero contenta. Capivo che lì non era il mio posto. Io ero una stagista, non ero nulla. Ero l'ultima ruota del carro, ero un anello debolissimo, intercambiabile dopo un quarto d'ora. Ma capii che non era quella la mia strada, che le stoffe che volevo sotto le mie mani non erano quelle, che erano fantastiche quelle che mi passavano sotto le mani, ma non erano quelle che io volevo. E quindi la mia strada, io credo che lì forse ho capito che quello non era il mio mondo, che quello non era il mio sentire. E non perché fossi particolarmente diversa, perché c'erano persone fantastiche lì che lavoravano, creativi veri, ma era un altro tipo di impostazione. E quindi ho scelto, sono tornata a quel filo famoso del mio primo incontro con la tessitura, e quindi sono tornata al filo e ho cominciato a progettare il mio... Sono tornata a Caselle, a casa mia, e qui però mi ci ha portato l'amore, non ci sono tornata per i figli. Ci sono tornata perché ho avuto un incontro che mi ha cambiato la vita e sono tornata a casa. Forse sono tornata a casa in ogni senso, anche a livello di valori e a livello di quello che veramente volevo fare. E quindi sono tornata al filo e ho cominciato a progettare Green Eden Intrecci. Quindi per degli incontri particolari, diciamo. E tornando a casa, che hai creato Green Eden, giusto? Perché Green Eden è una tua creazione. Sì. E che significa per te? Ok, il nome è strano come riconnessione, perché io a volte nella vita ho avuto come dei lampi, e Green Eden è uno di quei lampi. Il nome, parlo del nome, mi venne così Green Eden, sogno verde, e lo chiamai Green Eden e non l'ho mai cambiato. L'ho mai cambiato perché questi flash a volte a me mi hanno dato il là per tante cose, e quindi l'ho preso come un segno e l'ho chiamato così e non l'ho mai cambiato. E per quanto riguarda invece la progettazione proprio del laboratorio, è stato un processo abbastanza naturale, perché io all'epoca, quando ero stagista in quella ditta, già avevo capito che dovevo fare un altro tipo di percorso, e già avevo iniziato un percorso mio personale di, insomma, di crescita personale, un po' per gli anni, insomma, 23 anni, uno è un po' così, vuole cercare se stesso, e stavo tentando di cercare me stessa, e insomma avevo capito che il mio destino andasse in un'altra direzione. Poi, ripeto, ho avuto un incontro, io sono tornata qui per amore, quindi sono tornata a casa. Sentivo che qui dovevo stare, il mio posto era qui, e quindi ho detto, bene, devo fare qualcosa che sia in questo posto, inquadrato in questo posto,
e che mi faccia esprimere assolutamente quello che, per cui ho fatto dei sacrifici nella vita. E quindi ho cominciato a pensare cosa potessi fare nella tessitura. Ovviamente facendo delle ricerche ho capito che qui c'era una cultura tessile, non nel mio paese ma in un paese al fianco, e che comunque poteva essere sfruttata. E ho cominciato a fare una piccola ricerca, delle mie ricerche personali, e ho cominciato a scrivere. Ho cominciato a scrivere la progettazione di questo laboratorio. E poi per amicizie avevo capito che si potesse, che anche dall'Europa volessero investire su cose che fossero in linea con la ruralità, ma che fossero in linea anche con una ruralità smart, con il mondo attuale. E che quindi un laboratorio tessile, o comunque un laboratorio come lo avevo io in testa, poteva essere attenzionato da una progettazione europea. E quindi ho scritto questo progetto e l'ho presentato. L'ho presentato con un ente qui, insomma, con il GAL della mia zona, e loro l'hanno approvato, quindi io sono stata anche finanziata e quindi sono stata aiutata dalle istituzioni nella creazione, comunque nella creazione del mio laboratorio. E quindi lì è stato il mio primo, cioè la prima pietra miliare di Greenid è stata con il finanziamento europeo attraverso il GAL. E lì è cominciato proprio legalmente quello che era la mia idea di laboratorio. Poi però ci sono stati degli anni che il mio laboratorio è stato chiuso, la porta è stata chiusa per 5 anni e adesso la porta si è aperta. E da quando si è riaperta? Nel 2020. Hai capito, quindi ci siamo! Siamo nel blu, nella recrudescenza, nel ritorno. Stella in ritorno, potremmo dire. Sì. È un ritorno consapevole, no? Perché è un ritorno... Totalmente, totalmente. Che a volte noi interrompiamo delle cose, il filo si spezza e sì. Poi dobbiamo trovare il modo, il motivo, il movente, l'occasione, ma anche il senso per poterlo ripristinare, rifarlo vivere. E diciamo che però questi 5 anni non sono stati non sono andati a vuoto per Greenid Intrecci e soprattutto anche per me, perché sono stati degli anni in cui c'è stata una vera presa di consapevolezza e quindi quel filo non si è interrotto ma si è ispessito. E certo. Allora, intorno a quel filo si è creato un apparato che ha permesso di cominciare davvero. Eh sì. Di connettersi davvero con quello che io sono da veramente. Immagino che adesso i capi che produci devono costare milioni di euro, come minimo, per questo processo interiore. Per pagare il mio pezzo, ti dico la verità. Ho un problema nel quantificare economicamente quello che io produco. Sì, e questo è un bel segnale, secondo me. Gli artigiani dicono, però. Sì, è un bel segnale perché ci metti così tanta cura, passione, amore, che poi difficilmente riesci a dargli un valore oggettivo economico che lo identifica. Però molto spesso io ho notato anche per me che riuscire a dargli il giusto valore economico è come trovare l'attribuzione del valore che più gli aderisce, perché in fondo oggi il valore economico per molti è l'identificazione del valore, anche se di fatto non lo è, però un giusto prezzo fa capire anche il valore che c'è dietro. Ma mi chiedo, qual è il sogno di Stella? Che cosa Stella sogna di realizzare attraverso il suo lavoro? Bella domanda. Oggi non ho sogni.
Cioè, non ho un sogno in particolare. Ho il sogno di fare bene quello che sto facendo. Non ho sogni a lungo termine. Grande, questo è un processo di grande economia. Non lo so, i miei sogni si stanno formando. Sì, devono essere stati 5 anni molto fruttuosi. Perché se si radono al suolo anche i sogni e diventa così importante poi vivere, no? Quello che uno fa con grande piacere, allora siamo al massimo secondo me siamo al massimo dell'espressione artistica. In realtà la verità è che ho scoperto il qui e ora. Una grande scoperta. Che non è una cosa da poco, Francesco. No, 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 no. Greenid, intrecci. Bellissimo, ragazzi. Ma dove la trovate una designer tessitrice così? Dove la potete trovare? Nel cuore del Cilento. Senti, Stella, una cosa mi piacerebbe sapere. Qual è il tessuto che ti emoziona di più tenere tra le mani? Allora, a me emoziona molto, emozionano molto i tessuti, non lo so perché, forse perché mi connettono con quello che erano le donne prima di me che hanno vissuto qui. Mi emozionano molto i tessuti, quelli vecchi, i sacchi, i sacconi, quelli che qui, tipo mia nonna la dava in eredità a mia madre con una nonchalance fantastica, magari li strappavano anche per farne pezze, si dice qua, per pulire. Però quelle stoffe lì, più di quelle che io tesso, mi emozionano quelle. Cioè, mi piacciono. Se devo dire una cosa che mi piace, mi piace quella roba là. Cioè, quando la tocco, mi piace quella roba là. E che ti piace produrre? Quali sono le tue creazioni a cui ci tieni di più, che ti fa più piacere realizzare? Allora, io tengo tantissimo al cuscino in pula di farro. Non lo so perché quello è un prodotto iconico, cioè nel senso che l'ho sempre prodotto qui nel mio laboratorio. È una cosa che ho sempre fatto. Cioè un tessuto fatto con miei tessuti, con l'imbottitura di pula di farro e fiori di lavanda, scusa, non semi, fiori, di lavanda essiccati. E quel cuscino lì è un cuscino sensoriale. Quel cuscino lì io l'ho fatto per la prima volta una decina di anni fa e ho partecipato ad un concorso che indiceva il Museo del Tessuto di Prato. E lì ho fatto il terzo posto con questo cuscino in questa gara internazionale. Buttato lì, insomma, una progettazione come tante. Io all'epoca progettavo tantissimo. E quindi, vabbè, feci questo cuscino con una quasi inconsapevolezza. Dissi, vabbè, devo fare una cosa naturale, bio, ta-ta-ta. Feci una ricerca e mi uscì questo prodotto. Fu apprezzatissimo. Quello poi è diventato, si è evoluto perché oggi lo faccio con i tessuti fatti da me. All'epoca l'avevo fatto con tessuti acquistati, però l'avevo fatto con l'ortica, con tessuto di ortica. Già all'epoca avevo capito dove dovevo andare a parare. E oggi lo faccio con tessuti da me, imbottito con pula di farro, sempre con lo stesso concetto, però quel cuscino lì non mi ha mai abbandonato e credo che Greenid lo produrrà sempre. Quanto sono importanti i colori per te? Tanto, tanto perché col colore dai il mood, no? Dai la sensazione, dai la prima conoscenza. Tu scegli i colori naturali, immagino, no? Allora, sì, prevalentemente sì. Attualmente però nel mio laboratorio avevo una rimanenza di materiale tinto in modo industriale e quindi adesso sto lavorando con quello. E sicuramente però il prossimo step è quello di usare soltanto filati tinti al naturale.
sto per cominciare una produzione di una piccolissima produzione di lana, presa qui, filata qui e tinta con erbe del posto. E questo è è un processo che sto avviando, che è assolutamente necessario. In che modo i tessuti, secondo te, parlano della natura e sono collegati alla natura, visto che tu hai così tanta attenzione al green in quello che fai? Tantissimo sono legati alla natura. Perché, per esempio, se tu prendi uno di questi tessuti di cui ti parlavo, che tessevano 50 anni fa nel paese qui vicino, allora, quel tessuto lì è un miracolo, perché quei tessuti lì erano... Allora, si partiva dal seme del lino, no? Si metteva il lino nella terra, si curava durante tutto l'anno. Una volta arrivato a maturazione, si scippava, cioè si sradicava. Questo lo facevano le nostre... cioè, mia nonna lo faceva, l'amica di mia nonna lo faceva. Quindi prendevano questo lino, lo scippavano, poi lo lavoravano. La lavorazione durava 2-3 mesi, fino a che avevano la fibra. Poi la filavano tutta a mano e questa fibra solo dopo veniva intrecciata. Quindi la natura con quei tessuti là era assolutamente legata, perché quella mia nonna che stava filando, quel lino lì l'aveva curato per tutto l'anno. E l'aveva curato come un figlio per un anno. Quindi poi quella stoffa lì, quel sacco lì, che poi era uscito attraverso la tessitura, era un qualcosa che era assolutamente molto di più di un filo, ma era la cura di un anno e chissà cos'altro. Quindi il legame con la natura e con la natura anche umana, anche con la figura femminile, era a braccetto, ma molto molto a braccetto, andavano strette. Natura e umanità. Poi... Sì. Ascoltandoti parlare, mi accorgo di quanto siano intrecciate queste cose, di quanto sia veramente impossibile creare come crei tu senza che ci sia la consapevolezza di questi aspetti. Forse per questo è così tanto abbandonato questo tipo di attività, perché richiede non soltanto un'arte tecnica, ma anche una forma di umanità esperienziale e conoscitiva che è imprescindibile. E anche mi dai la certezza di quanto l'essere donna sia legato a questo mestiere, come questo mestiere sia formativo nell'essere donna, nell'esprimere pienamente certi aspetti della femminilità che vengono così conosciuti. Mi piacerebbe sapere a questo punto se nel momento in cui intrecci questi fili ti senti un po' una divinità che intreccia storie, destini, immagini, se ti capita, ecco. No, no, non, allora non mi sento assolutamente una divinità, sono consapevole però. Cioè, sono pienamente consapevole di quello che sto facendo. Questo sì. Non mi sento una divinità, ma so il valore di quello che sto facendo. Oggi lo so. Senti, quelle persone che magari vorrebbero fare qualcosa di simile a quello che fai tu o sentono un richiamo del genere, tu cosa ti sentiresti di suggerire, nel senso sulla base della tua esperienza, cosa ha funzionato per te nell'avviarti nel destino che è nella strada che tu sentivi a più appartenerti? Del non accontentarsi. Cioè, non accontentarsi di quello che ci è arrivato. Cioè, noi siamo frutto della nostra educazione, siamo frutto di un sacco di cose, dell'educazione familiare, poi
dell'inconscio collettivo in cui noi viviamo e di non accontentarsi di quello che ci hanno dato gli altri per noi, cioè che hanno già stabilito gli altri per noi, ma riconnettersi con se stessi e capire veramente chi si è. Non è semplice, è un discorso che non puoi fare con tutte le persone, perché è un discorso molto doloroso. Cioè, incontrare se stessi e guardarsi veramente in faccia con se stessi, cioè guardarsi, non è un percorso molto semplice, perché vedrai tantissimi mostri, tanti. Però se non li guardi in faccia, i mostri non li sconfiggi mai. Per chiudere questa magica intervista, qual è la tua preghiera ricorrente, se ce la vuoi condividere? La mia preghiera. Io non ho mai pregato, o meglio, pregavo in modo segreto, perché pregare non stava bene. Invece oggi prego. Però non ti voglio dire quello che prego. Però ho un legame, cioè non so se lo posso dire, ma ho un legame particolare con la figura della Madonna. E quindi penso spesso alla Madonna. E so che la Madonna mi capisce. Molto bene. E con questo... E con questa dichiarazione di Stella, che è già una super dichiarazione, perché per uno che non poteva pregare, non ha mai pregato e che oggi prega e lo dichiara, siamo già all'apoteosi del successo e della condivisione. La ringraziamo e ci auguriamo di vedere spesso i suoi prodotti, i prodotti del suo artigianato, affascinare l'umanità e tutti coloro che hanno a cuore circondarsi di bellezza costruita con armonia, amore, cura e senso profondo di conoscenza di se stessi. Grazie Francesco, grazie. Grazie a te Stella.